Come è contento! Dammi un bacio a mamma! Buongiorno! Devo uscire, è tardi e tardi, devo uscire! Devo chiudere tutte le finestre di questa casa, che sono tantissime! Oddio! Mi stavo chiudendo nel balcone, no vabbè. Questa casa è piena di poste di ferro, lo sapete? Ma hanno detto che le chiavi non bisogna lasciarle dietro qua, bisogna toglierle perché se vengono i ladri possono girare la chiave e aprire la porta, non sono cose del genere. Comunque i ladri qua è inutile che vengano perché non ci sta niente. Come quella cosa, una volta vidi una frase su Instagram: stanotte sono venuti ladri a casa, cercavano soldi e io mi sono messa a cercare assieme a loro. Oddio, fa troppo ridere sta cosa. È una battuta che ho letto. Comunque c'ho qua la mia listina della spesa. Qua ho chiuso. Sì, qua ho chiuso perché devo andare a fare un po' di sbirina. Comunque è troppo bello qua, guardate. È troppo sta luce che entra da qua, da queste finestre, è troppo bella. Mi sono caricata anche la borsa qua della palestra. Oddio, sono carica come un mulo! Perché dopo si va direttamente in palestra. Yeee, vida! Sverina e palestra. Apriamo la porta. Era nervioso. C'ho un sonno incredibile oggi, sembro veramente tipo la Bella, dove mi sento gli occhi che si chiudono, cioè è incredibile, vorrei fare tipo come nei cartoni, mettermi stuzzicadenti e mantenerla aperta. Non ce la posso fare. Un po' perché ho appena finito di mangiare, ho mangiato tanto, ho un po' con un innalzamento di glicemia che mi fa venire l'abbiocco, perché ho aumentato ancora un po' i carboidrati, quindi praticamente ho mangiato un bel po' di pasta e per aumentare il metabolismo, fare tanti muscoletti. Ho dormito tipo 3 ore, infatti strano che non ho le occhiaie, è buono il correttore che uso perché ormai pure le occhiaie io le sfido, le batto, pure le occhiaie mi fanno un baffo perché ormai non faccio una notte tipo di 10 ore di sonno da quando avevo 11 anni, no vabbè. Vado a dormire tardi, sapete che io lavoro al computer, quindi per montarmi video vado a dormire veramente all'alba quasi. Stamattina mi sono svegliata di soprassalto, ho fatto un incubo terribile, ragazze, una cosa atroce, veramente l'incubo peggiore che possa esistere, non lo so per voi però per me è questo qua. Praticamente, ragazzi, ho sognato che se ne cadevano i denti, cioè incredibile, una roba atroce veramente, ragazza, veramente allucinante, non ci sta una cosa più brutta di quello. Spazzolavo i denti e quando li spazzolavo praticamente cadevano, questi denti erano così, ballavano e cadevano. Oddio, io mi sono svegliata con un trauma perché era proprio vero, ragazzi, era proprio vero, cioè incredibile, e non sapete il sollievo poi di quando mi sono svegliata, perché poi cadevano uno dietro l'altro, cioè il sollievo di quando mi sono svegliata. Ho capito che era un incubo, che era un sogno, non sono più riuscita a dormire, però un po' cioè mi sono svegliata scossa, insomma, di questo incubo, un po' ero contenta perché era un sogno, non so se vi capita mai questa sensazione, comunque una roba brutta. Ma che significa quando uno sogna i denti? Fatemelo sapere nei commenti, spero non sia qualcosa di brutto. Non è che quando uno sogna i denti, no, rottura di denti, entrata di soldi, no, quella è il vetro. Vabbè, è possibile, ci sono tutte le spezie tranne l'erba cipollina, uffi. Comunque sta marmellata, ragazzi, guardate, questa della Conad è buona, no? Che non ha lo zucchero, pure rigoni di asiago quella sopra, invece questa qua sempre light, però è piena di robacce, dolcificanti e robe chimiche. Io adoro questa pasta, questo tipo di pasta, voglio anche Dio. Dovete troppo vedere questo, mettiamo qualcosa sotto la doccia, tipo ingrediente, dopo l'acqua, petrolato, paraffina, un liquido mineral oil, oddio. La schifezza, lo schifume, oh mio Dio.
trovato sbucciatore, non è shabby chic. Che lo volevo bianco, ma non c'è. Spesa fatta. Che poi tra l'altro qualcosa che cosa c'è sul registro? Non so perché qualcosa che vi ho fatto vedere, il pelatutto sul foglio, stava 3 ore per capire perché avevo scritto coso per patate. Che ho fatto le patate per sbucciare col coltello, ci ho messo un'eternità. Questo mi devo comprare quel coso per fare le patate per sbucciare. Quindi, ma chi non capisce la sua scrittura è un asino di natura. Poi non ho trovato tutto, che odio quando non trovi tutte le cose. Volevo prendere il pesce spada affumicato che mi piace tantissimo e non l'ho trovato. Volevo prendere il plick, quello là di albumi, che lo uso per fare tutte le mie merende, tutte le cose, e non l'ho trovato. Volevo chiedere pure sta cosa. Mi piacerebbe comprarmi una nuova videocamera, come se non avessi abbastanza. Io prendo una nuova videocamera per fare vlog, perché molto spesso io mi trovo a farli con l'iPhone. E quindi ho detto no, mi voglio prendere una nuova videocamera, perché io so quella là, bella bella, che uso per fare i video, però è enorme, una cosa enorme così. Quindi ne vorrei prendere una un po' più piccolina, insomma. E voi che cosa mi consigliate? Vorrei una piccolina, un po' più maneggevole, tipo della grandezza dell'iPhone, insomma piccolina così, però che fa dei video abbastanza buoni anche quando non è molto luminoso. Quindi mi piacerebbe una cosa pratica però anche buona, e per usarla solo per i vlog. Fatemi sapere se mi potete dare qualche consiglio. Ciao amore, ciao ringhietto. Ringhiettino mio, meno. Mamma mia, come buono. Ma non è, ci mi lecca ancora da poco, ma morde. Comunque, guarda come faccio quella gamba. Quello straccetto, come faccio quella gamba? Vuoi sconnacchiare? E allora, cominciamo a morde. Per sconnacchiare, ma ci buoni. Vieni, vuoi? Vieni, mamma mia. E aspetta a favore, se non dovevi accarezzare mani a me morde. Vieni, ciao. Giada, vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua, vieni, vieni, mi prendi a bo. Madonna, come ci pare, vieni a mamma, vieni. Ho cambiato idea sulla merenda. Sì, ho detto dopo una cosa leggera, teniamoci leggera. Non è che ho pensato? Oddio, uno spiratino, aspetta. Con questa la bresaola, panina con la bresaola. Sono 6:30 e tra poco dobbiamo andare in palestra e merenda. Ho detto perché non ci facciamo un bel panino con la bresaola per merenda. Guarda che una, guarda che una merenda ottima, perché comunque è molto proteica e fa benissimo. Che ne dici? Yeah, merenda per una volta salata e non dolce, dai. Ci stai? Vai Renzi! Quando si tratta di mangiare, non so se... Vanno tutti nei muscoletti, nei glutei. Pum, 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 pum. Dopo ve li faccio vedere, dopo ce li facciamo vedere i glutei. Nella palestra. Abbiamo fatto dei glutei a palloncini, è vero Renzi? Pum, 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 pum. Dopo... E i palloncini, nini, nini, nini. Vero, quello mi ama troppo. Molino, il ring è un memoria. È un angelo. È un angelo tu. Bella. Bella mamma tua, quando ci vuoi. Amore, mamma. Mi sento un po' osservata. Non so come mai. Questa sensazione. Vado a fare la spesa. Ti giuro, ho visto questi panini integrali, soffici, soffici, poi. Stranamente, in ogni ingrediente non c'era zucchero, non c'erano oli aggiunti, nulla. Ho detto, vabbè, allora li prendo. E benvenuta la voglia, vero amore? Molly è molto attenta al mio discorso, eh? Però Molly, guarda un po' a me, guarda a te, ma... Guarda pure il mio panino. Facciamo guarda di là. No, ogni tanto si distrae per guardare pure il mio, non è che... Piano, ti do mettere a... Dai un po' di pa. Mamma mia. Wow, ho spremuto tantissime arance. Eccolo qua, bella spremuta d'arancia, ci vuole vitamina C. Tieni Nancy, bevi. Yeah. Che c'è sta, meglio che sta, niente. Altro che succo di frutta e tutte quelle schifezze. Bravo, da sue bibite piene di zucchero e coloranti. Questa è top. Aranciata dall'albero, ti allunga la vita. Eh sì, perché è bio, è del nostro alberello.
tutto, sono morta, però tanti muscoletti. E poi oggi non ho allenato neanche le braccia, non ho allenato braccia e spalla e spalle, ma ho allenato i glutei. Comunque faccio vedere i glutei di Nancy, sono più belli. Comunque adesso d'accetta siamo distrutte, voglio solo mangiare, non voglio sapere nulla. Mamma mia, cioè le mie braccine secche si stanno facendo dei muscoletti, sono troppo felice. Questo è Nancy, facciamo una bella sorpresa. Ciao Nancy, come fai? Sono scappata. Allora facciamo un'intervista dopo la partita, sai, come sportivi. Come ci si sente ad aver vinto questo traguardo? Sei stanco? Sono felicissima, ma sono felicissima e pronta per nuovi traguardi da raggiungere. Ce la metterò tutta. Anche questi campionato vinceranno. No, che poi siamo distrutte perché abbiamo fatto sia... Nancy, guarda, così sei bellissima, guarda, al centro, oh, così è bella. Così, sì, sei stupenda. Vabbè, che poi io sono aspetto stravolto, però abbiamo fatto sia il corso di Pilates, bellissimo, ci voleva proprio con la palla, super allungante, e poi abbiamo fatto anche l'allenamento leg day. Se volete vedere il nostro allenamento per glutei e gambe da paura, metteteci un bel pollice in su, vero Nancy? Per gambe da paura, però non è che... Gambe da paura? In che senso da paura? Fanno il paura. Gluteo, fai vedere il tuo gluteo. Sì, com'è bello, guarda, ci fidiamo sulla parola. È tipo mezzanotte e io mi accingo a bermi la mia tisanina e il mio spuntino della nanna, perché come sapete faccio sempre uno spuntino per i miei muscoletti, per mantenermi il metabolismo attivo, dato che adesso mi aspetta qualche ora di lavoro al computer. Non fate caso al mio aspetto, perché ovviamente sono stanca dopo una giornata, dopo palestra, dopo... Spuntino, eccolo qua, mi sono fatta tipo un tortino come tisana, questa qua mi faccio, antistress, che mi sta piacendo tantissimo. Già avevo comprato quella là, linea silhouette, se vi ricordate di questa marca. Adesso ho comprato questa e mi sta piacendo tanto. Veramente l'adoro, dato che sto stressata, ci vuole. Questo qua che vi ho fatto il video sul mio secondo canale, Mug Cake, un tortino nuovo. Nei prossimi giorni vi caricherò anche un altro video aggiornato. Già ve ne ho fatto uno di Mug Cake, ve ne caricherò un altro, sempre sul mio secondo canale. Sono questi tortini a microonde buonissimi. Che si riscalda il mio tortino, vi volevo dire questa cosa, che ultimamente sono un po' rimasta male, insomma, per delle voci che sono state messe in giro, che a me mi fanno ridere, perché veramente ormai io ci rido, cioè sapete la frase, rido per non piangere, veramente. Io molto spesso, voi mi vedete allegra, sempre spensierata, però veramente io rido per non piangere, lo giuro, perché sento delle cose su di me assurde, addirittura che io avrei baciato un altro solo perché, guardate l'ignoranza a volte anche delle donne, perché ragazze, io sono molto molto femminista, sono molto pro donne, pro, cioè le donne, noi ci dobbiamo essere unite, non ci dobbiamo criticare, cioè, però veramente a volte le donne sono proprio veramente ignoranti e sono proprio troppo all'antica, cioè solo perché magari, non lo so, c'è questo periodo mio particolare di coppia, un po' di crisi, che ho parlato negli altri video, comunque da un po' di vlog che non vedete Max, e poi insomma molte persone stanno chiedendo, sono curiose, vogliono sapere. Altro vlog che avevo fatto i pancake, avevo detto queste sono per me e per un mio amico, da qua praticamente mille e una notte si ricamano storie e favole su delle cose. È una cosa proprio brutta mettere voci in giro su una persona che poi fossero vere, allora uno direbbe vabbè, so vere, vabbè, ok, ma so pure stupidaggi, cioè sono stronzate, quindi io smentisco assolutamente ste stronzate, veramente smentisco completamente. Dicono cose in giro su di me che io neanche io so di aver fatto e di aver vissuto, ma smettetela. Smettetela di tormentarmi. Quando vedo ste cose che fanno ste donne, che
questi complotti e ste robe che fanno giusto per mettere zizzania, per romperti le scatole. Veramente mi cadono le braccia, ragazze. Comunque adesso mi mangio il mio tortino, che si è sciolto tutto il cioccolato. Guardate come è diventato bello. Oh, oddio, food porn. Guardate che magnificenza. Adesso me lo pappo tutto con la mia tisanina. E quindi adesso me ne vado sopra a lavorare. Vi auguro una buona notte. Buonanotte. Ciao ciao, good night.